Presentati questa mattina i risultati della raccolta di firme per il referendum, la proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale e il testamento biologico promossa dall'associazione Coscioni. Trieste risulta la città in cui più alto è stato il rapporto tra residenti e firmatari. Sentiamo Ilaria Bagaccin. Trieste, campione di laicità. Si potrebbe riassumere così il risultato della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale e il testamento biologico, promossa dall'associazione Coscioni. Sono stati infatti 5.720 i triestini che hanno aderito, con un rapporto tra residenti e firme raccolte che risulta il più alto a livello nazionale. Le sottoscrizioni raccolte a Trieste da inizio aprile a fine agosto vanno ad aggiungersi alle più di 60.000 raccolte a livello nazionale, che sono state depositate venerdì 13 settembre alla Camera. Noi rispettiamo ovviamente come associazione Coscioni tutte le credenze e tutte le volontà. Noi chiediamo soltanto di poter rispettare anche le volontà di quelle persone che non vogliono, che vogliono rifiutare trattamenti sanitari quando questi non sono graditi. Ora la Coscioni, supportata dai radicali e da una serie di associazioni laiche, vigilerà affinché la proposta di legge arrivi veramente alla discussione in Parlamento, dato che il destino di queste proposte è sempre stato quello di essere archiviate. Noi chiediamo che questa proposta di legge di iniziativa popolare non venga insabbiata, venga portata in aula, venga discussa e possibilmente approvata. Sarebbe il primo caso. Continueremo a fare un pressing sui parlamentari affinché di questi temi si discuta. Anche se la raccolta firme è formalmente terminata, è ancora possibile firmare online sul sito eutanasialegale.it. Le adesioni telematiche serviranno a dare più forza e peso all'iniziativa.